Caro Fulco, oggi il nostro paese sarebbe meno bello senza le tue intuizioni, la tua determinazione, senza la tua passione per tutte le creature della natura che in oltre 50 anni ci hai insegnato a conoscere, ad amare, a proteggere. Senza il tuo entusiasmo così contagioso, senza la tua incessante azione di innato comunicatore. Beh, signori, Fulco Pratesi, il 6 aprile ha compiuto 90 anni, il fondatore del WWF Italia. E noi ieri abbiamo avuto il piacere e l'onore di incontrarlo. Vediamo. Direi iniziamo subito facendo gli auguri. Auguri per i 90 anni. Fulco, se dovesse fare un bilancio a oggi. Felice, punto, felice. Ho fatto le cose che potevo solamente io fare purtroppo in Italia, perché non c'era questo movimento per la natura, natura vera, però non chiacchiere e non manifeste di altro e non conservare pezzi di terra su cui la natura viveva, paludi, boschi, tutto quello che può essere natura. Natura è amica, no? Noi siamo nemici, distruttori della natura, tutti lo sanno, noi vogliamo invece salvarla. Tra due anni festeggeremo anche i 60 anni del WWF Italia, perché nel 1966 lo aveva fondato e aprì anche la prima oasi in Italia. Lei era un architetto, perché lo fece? Io ero anche cacciatore, purtroppo ero cacciatore e stavo a caccia di orsi in Turchia. Mi passò davanti un'orsa meravigliosa con tre piccoli e cambiai completamente vita e mi impegnai a cercare di salvare non gli orsi, anche gli orsi del Parco d'Abruzzo, ma tutta la natura, perché la natura che ci circonda è benevola. Un amico mi offerse di prendere in affitto una riserva di caccia nella Maremma Toscana, dove tutti gli anni i cacciatori ammazzavano da 5 a 6 mila uccelli migratori. Dico, questo non è possibile. Cominciai a scrivere allora al WWF internazionale chiedendo che ci diano una mano. Dopo 5 anni il presidente, il segretario generale del WWF internazionale mi ha chiesto perché non crea lei il WWF. Siamo partiti affittando il lago di Burano e ha avuto un seguito che uno non si immagina. È come realizzare un sogno. Da piccoli chi di noi non è cresciuto con l'immagine, con la voglia di incontrare questo personaggio, di intraprendere anche proprio la sua stessa strada, di difendere quindi il territorio, l'ambiente, ma soprattutto di conoscere tutto ciò che ci circonda. E allora credo che sia anche molto pesante la sua eredità. E allora abbiamo qui in studio Isabella Pratesi. Ciao Isabella, buongiorno. Ciao, buongiorno. Figlia buongiorno. Di Fulco e direttore del programma di conservazione del WWF Italia. Allora è un'eredità importante. È un'eredità enorme, devo dire, papà è una persona speciale in tutti i modi, ma soprattutto ha portato avanti una visione di amore, di passione, di conservazione della natura che prima in Italia non c'era. Io credo che se oggi in Italia siamo più appassionati di animali, capiamo di più quanto sia importante conservare la natura, è perché papà ce l'ha insegnato e ci ha accompagnato in questo percorso creando il WWF e in qualche modo creando un amico, un'alleanza per la natura. Mentre stai parlando vediamo anche le immagini, siete quattro figli e l'immagine poi di papà con il binocolo, quella è l'immagine che ha fatto veramente il giro del mondo. Tra l'altro ha viaggiato anche tanto e in che modo, ti voglio chiedere anche, ha trasmesso l'amore per il territorio, per l'ambiente e degli animali papà nei tuoi confronti? Beh, fondamentalmente papà non è stato mai uno di quei padri convenzionali, sbaciucchiosi, affettuosi, però lui ci travolgeva tutti noi quattro figli con la sua passione e ci portava con lui a vedere la natura, a vederla col binocolo, a conoscerla. Abbiamo visitato le aree più selvagge d'Italia per capire quali luoghi andavano protetti, come bisognava intervenire per conservare una specie. Ci insegnava la passione e l'amore dalle piante ai piccoli animali, agli insetti, agli anfibi. Quindi poi ognuno di noi figli ha preso una strada diversa. Io devo dire che la passione per gli animali non mi ha mai lasciato, quindi ho deciso che il WWF doveva essere proprio la mia missione. Quindi con fatica, perché purtroppo la natura non sempre molto aiutata in Italia e nel mondo, però insomma stiamo andando avanti con passione. Senti, se ti dovessi chiedere un aggettivo di papà Fulco, qual è?
straordinario e visionario. Lui diceva delle cose rispetto alle piante. Ricordo, ci diceva: non strappate le foglie, sai, i bambini passando accanto a delle piante prendono, non le strappate perché le piante soffrono. Poi nel tempo si è capito che effettivamente le piante hanno delle sensibilità particolari, e quando guardavamo, cercavamo gli insetti, rispettateli perché sono esseri che hanno una loro vita, hanno una loro capacità di essere parte della nostra vita. E questo credo che sia stato un insegnamento che nessun altro al mondo ci avrebbe mai dato. Devo dire infatti che mi ha anche ripreso nel momento in cui stavo parlando di esseri umani, di animali, e mi ha detto: non dimenticare però le piante. Esatto. Nell'intervista di ieri devo dire che ha lanciato veramente dei messaggi molto importanti, soprattutto le tre ultime parole. Ascoltiamo. Io quest'estate ho fatto un viaggio bellissimo, sono stato in Pakistan, siamo stati sul K2 e durante i nostri 195 chilometri a piedi che abbiamo fatto, ho fatto solamente una volta la doccia e ho contato anche i litri, 7 litri d'acqua. Allora volevo chiedere, quanto è importante l'acqua, l'acqua dolce? L'acqua dolce è tutto, ricordiamoci che il nostro corpo è composto di acqua, e ricordiamoci che gli animali, mi sono convertito al consumo parco di acqua quando ho visto la magata che beveva nel gabinetto. Ma questa acqua è l'acqua che beviamo noi. E voi vai tutti al bar, volete l'acqua liscia o gassata? Voglio l'acqua del rubinetto, ti guardano male. E come facciamo però a insegnare ai nostri ragazzi a utilizzare in modo consapevole l'acqua? Ma è quello che stai facendo tu. Cerchiamo di dare un indirizzo diverso da quello che è legarsi solamente al pallone, al sesso, alla musica, canzoni ed altro. La natura ci circonda con la sua bellezza e la sua importanza, basta. Noi siamo circondati da quadri, quadri fatti tutti quanti poi con l'acquarello. Altra grande passione, l'acquarello, il dipinto, può aiutare, può salvare. Ricordiamoci che disegnare gli animali e le piante non è una cosa così valida, mi diverto. No, devi riportare sulla carta quello che Padre Eterno ha fatto un miliardo di anni fa. Quale potrebbe essere un consiglio per avvicinarci maggiormente anche alla natura? Quello di poterlo vivere, quello di stare all'interno? Vivere, vederlo, conservarlo. Prima cosa, conoscere. Andare in giro cercare di conoscere. Seconda cosa, amare, perché quando conosci ti viene spontaneo di amare. Terza cosa, difendere. Quando ami, difendi. Questa cosa che io amo, voglio difenderla. E questo è un scopo che fa anche il WWF. Grazie, grazie Fulco, mi piace questa cosa. Conosci, ama, difendi. Bravo. Bello. Grazie, grazie, grazie davvero, perché ieri veramente ci avete aperto le porte di casa, ho realizzato un altro sogno. E conosci, ama e difendi. Come si entra a far parte della grande famiglia del WWF? Beh, il WWF è una passione e si entra... Può entrare nel WWF qualunque persona che è interessata, appassionata alla natura. Quindi non è che bisogna iscriversi al WWF. Si può certo anche iscriversi, sostenerlo, che è importantissimo, perché per conservare la natura ci vogliono risorse. Però mettendosi in linea con la passione per la natura vuol dire proteggere gli altri animali, vuol dire rispettare le risorse. Papà parla spesso di acqua, parla di rispettare, di vivere in punta di piedi in questo pianeta, perché lui l'unico pianeta che abbiamo, e più lo distruggiamo più mettiamo a rischio non solo il nostro futuro e quello dei nostri figli, ma anche e soprattutto il futuro proprio della vita sul pianeta, e noi non ce lo possiamo permettere. Durante l'intervista l'abbiamo detto, era il 1966 più o meno, e lì riuscì insieme ad un gruppo di amici di trasformare un territorio e creare la prima oasi WWF in Italia. Oggi quante oasi abbiamo? Oggi abbiamo, pensa, più di 100 oasi per un totale di circa 30.000 ettari, ed è la nostra più grande conquista, perché ognuna di queste oasi è un tassello di natura speciale che abbiamo protetto. E grazie alle oasi, che sono sostenute da tutte le persone che sostengono il WWF, stanno tornando in Italia e continuando a vivere in Italia animali straordinari. Sono tornati i fenicotteri, sono tornate le lontre, stanno tornando animali che avevamo qua praticamente persi, si erano
estinti, e grazie a questi luoghi protetti, amati e custoditi, loro riescono oggi a convivere con l'uomo, ed è importantissimo. E ieri papà lo diceva bene: il modo migliore per liberare la mente, per poter togliere i problemi, non per risolverli, ma per toglierli dalla nostra testa, è uno: il weekend, il sabato o la domenica, passeggiare, andare nei boschi e ammirare la natura senza le cuffie, senza ascoltare la musica artificiale, quella che abbiamo creato noi, ma ascoltando la musica della natura. Grazie, grazie Isabella Pratesi, grazie per essere stata con noi e per il lavoro che fate. Adesso